Veramente mi sto chiudendo gli occhi. Ciao ragazzi. Guarda che cuffie devo. Siamo qui a parlare di quello che abbiamo fatto oggi. Oggi siamo andati a Carrefour. Abbiamo fatto un po' di spesa. E siamo usciti con un carrello da 200 euro. Guarda che bello il mio figlio Vanni. Mi fatti vedere meglio, eh? Ecco. Questo è mio figlio Vanni, nostro figlio Vanni. E di là c'è un altro stronzo del nostro figlio. Che sta dormendo qua. Mi sta scomoda. Ma si è cucciato. Che stai facendo? Se n'è andato a dormire. E quindi siamo venuti, siamo andati a Carrefour. Dovevamo fare prendere due cose e siamo usciti con un carrello da 200 euro. Anche veramente. Ma poi più che altro sai che cos'è il fatto? Per me la questione è per la carne che abbiamo speso. No. Sì. A parte che abbiamo preso tanto, Noi siamo entrati solo per l'acqua, per le bottiglie di acqua, e siamo usciti con la spesa. Potevo fare sbotta la spesa e uscire tutta la cosa. Guarda come piove fuori. E quindi ragazzi siamo qua, abbiamo fatto la spesa da 200 euro, poi siamo venuti a casa, abbiamo sistemato la spesa. Abbiamo mangiato, io ho mangiato la carne fiorentina e basta. Un coniglietto, abbiamo mangiato la testa del coniglio. Tu l'hai mangiato? Io infatti l'ho mangiato. E domani vediamo cosa possiamo mangiare di buono, perché abbiamo preso un sacco di roba. Io mi faccio il fegato alla veneziana. Io mi faccio il cervello. No, l'ho messo nel freezer. Ah no. No, il letto di coniglio ancora. Facciamo quello. Mangiamo quello, la testa di conigli. E poi ne hai uno qua. Che ecco. Sto dormendo, fallo questo. Vedere come dorme. Che sto dormendo. Questo sacco non si tocca. Vero amore? Sta dormendo, no? Ma ti sembra? Sembra un gatto. Cioè, vedo cosa sta facendo. Sta dormendo. E quindi ragazzi, abbiamo fatto una passeggiata, ci siamo divertiti. Stamattina siamo andati a fare un giro. No, poi... siamo andati anche alla Media World. Ah, è vero, siamo andati anche alla Media World. All'Ero Marlene. Anzi, siamo partiti per andare alla Decathlon. Siamo arrivati là e cosa è successo? Che era? Chiuso. Che non si poteva comprare nulla. No, cioè, era tutto sbarrato. Manco gli attrezzi. Ma cioè, tutto. Posso accettare che i vestiti non erano, cioè c'era solo il coso, il reparto dei bambini, il coso, gli alimenti per gli animali. E poi cos'altro c'era? Poco e niente, le scarpe per bambini, perché quelli degli adulti erano chiusi. E la stessa cosa è successa anche a Leo Marlene. Siamo entrati là dentro e non potevi comprare nulla. Cioè, poco è nulla. Infatti. Cioè, alla fine se io volevo comprarmi un armadio per l'esterno, non lo potevo prendere. Eppure c'erano anche degli armadi molto belli lì. E noi siamo andati a Risparmio Casa. A Risparmio Casa. Abbiamo preso un mobiletto. Del cazzo. Che poi, vabbè, è carino, eh.
Però là era stupendo, ce n'erano, l'imbarazzo della scelta. Ma abbiamo pagato questo qua 50 euro con quanti? Due ripiani? O tre? Due ripiani. Ecco l'armadione, 50 euro, aveva uno, due, tre, almeno quattro scaffali. Quattro ripiani. Molto meglio era. A saperlo, dovevamo prenderlo prima che si sequestravano tutto. Che poi la prima volta che siamo andati non c'erano, non erano chiuse le corsie. Cioè, sono sicura, anche perché noi le abbiamo guardate tutte. Boh. Ma quale, amore? Quando siamo andati alla Leo Marlena la prima volta, ti ricordi? E lì era tutto aperto. Cioè, potevi comprare tutto. Cioè, anche le cose per il giardinaggio. Cosa c'entra? Posso capire i vestiti. Cioè, uno se li mette, li puoi infettare. Ma un attrezzo? Appunto. Vabbè, che se tutti toccano. Boh. Vabbè, lo disinfetto. Ma scusa, ma non vale la stessa cosa per le viti? Non le tocchi le viti? E allora? Mamma, che cazzo li capisci? E poi quando gli ho chiesto quella lì della Decathlon, mi faceva, ma quando aprite? Il 18. Ma non si sa, perché se non c'è sicurezza non apriamo. Cioè, perché devono mettere tutti i cosi, tutti i negozi in sicurezza, capito? E se non sono in grado di darla, non possono aprire. In sicurezza di che cosa? Perché magari ci sono... Cioè, deve essere... Come cavolo si chiama? Cioè, devi evitare che si creano code, che tutti si buttano a sopra. Le cose devono essere disinfettate. Sì. Questo dorme. Ma sai che rottura di coglione che ogni volta quando uno tocca è da disinfettare ogni continuazione? Anche la spesa, ma... Anche la spesa? Alla fine tu non lo sai, la spesa, tutti quei prodotti che uno, vedi che li pulisco. Ne sai, ma... tutti quelli che riforniscono gli scaffali o... Lo so, ma però è una rottura di coglioni, vedi, in continuazione. E penso che quelli dei negozi mi sa che dovranno tipo lavare i vestiti. Sì, quelli della Decathlon. No, tutti i vestiti di... tutti i negozi di vestiti. Anche. Ma io non comprerò vestiti per un bel po', ho il terrore. Non è tanto perché le cose, ma pensa che magari se lo mette uno che è infetto, a un certo punto starnutisce e te lo lascia sul vestiti e tu vai e lo tocchi. Cioè, guarda, quella che una cosa resiste un bel po' sui tessuti. Sì. Si lamenta pure perché le vuole arrosto. Sì, tu li fai a sugo. Le polpette al sugo si mangiano, sono fritte. Cioè, nella pastina. Sempre da lamentarti, eh? E non hai neanche assaggiato il mio tiramisù. Dai, prendilo, dai, lo mangiamo. No, io non lo mangio perché oggi l'ho mangiata la mia metà. Cioè, dopo no, la metà no. No, a quest'ora c'è il caffè dentro. No, minchia, vado in panni proprio. E poi è pesante perché no. Domani. E con, come cavolo si chiama? Con il Philadelphia. Vani, ma buonanotte tu, eh? Questo è un animale d'oro, come il mio gatto. Sono due animali che hanno pieno di cervello, pieno di vita e pieno di testa. Ma grazie per aver fatto vedere come mangi. Buono quello che è in bocca lì, eh?
sai cosa sei? Presente quando ci sono rifiuti che devono essere distrutti? La maggiorazione. Ma guarda com'è diluvio. Quindi ragazzi, domani proviamo le patatine e poi non so. Ciao, alla prossima.